Ha firmato alcuni dei più grandi successi di tutti i tempi ancora non ha voglia di lasciare le scene ed lei infatti che nel 1983 cantava Amore disperato e che di recente è tornata a farlo su un palco duettando con un'altra artista ormai affermata, anche se più giovane. Stiamo parlando di Nada a cui dedichiamo questa puntata e poi anche il brano citato, una canzone che era il lato A di un 45 giri uscito 41 anni fa e pubblicato dall'etichetta discografica EMI Italiana. Il disco si posizionò in breve tempo alla quarta posizione dei singoli più venduti in Italia con oltre 300.000 copie scritto da Gerry Manzoli e Varro Venturi ebbe un grande successo diventò infatti uno dei brani più famosi della cantante venne inserito nel disco Smalto e poi presentato anche al Festival Bar diventando una delle hit di quella estate e ancora oggi diciamo che questa canzone è considerata una delle più rappresentative degli anni '80. grazie a questo brano l'artista ha ottenuto anche un prepotente ritorno in classifica dopo alcuni anni di offuscamento e sperimentazioni musicali, tanto da farle conseguire la vittoria nell'ambito di varie rassegne musicali popolari, tra le quali vota la voce come miglior cantante donna dell'anno e poi anche azzurro insieme alla collega Alice. Ci sono poi state nel tempo diverse cover da parte di numerosi artisti, per esempio nel 1999 il gruppo Super B ha inciso una nuova versione del brano inserita nel proprio album di debutto, nel 2000 invece i Prozac più ne hanno pubblicato una cover italo-punk, nel 2004 è stata pubblicata una cover italo-dance da parte del progetto Dogma Fit Fab, ma è nel 2012 che invece una cover è stata pubblicata come singolo da Silvia Salemi. Durante il Festival di Sanremo nel 2016, invece Dolce Nera ha eseguito una versione proprio di Amore Disperato totalmente riarrangiata in chiave dubstep. Invece, nelle scorse settimane, appunto, Nada è tornata a cantare questo brano insieme ad Annalisa in occasione di un concerto di quest'ultima. Grazie, sei top, sei veramente qualcosa di bellissimo. Ha salutato così proprio Annalisa eh, la sua musa Nada dopo aver duettato con lei sulle note di Amore Disperato. E poi ha aggiunto erano anni che sognavo questa cosa. Beh, basta dare un'occhiata in effetti al web per trovare i video di una giovane Annalisa che confessa di essere musicalmente influenzata proprio dalla cantante Ma che freddo fa, apprezzandone soprattutto i testi. Sembra che Nali, questo suo soprannome, abbia realizzato il suo sogno nel cassetto e naturalmente lo si nota dall'emozione eh, nel vedere il filmato di quando duetta proprio con la cantante, con Nada, che poi lascia il palco. Cantante che classe 53 non ha perso smalto. L'ultimo singolo, per la verità, risale al 2022. Si tratta di mille stelle inciso per la serie televisiva Noi. Il 7 ottobre, eh, sempre del 2022, era anche uscito un album di inediti intitolato La paura va via da sé se i pensieri brillano, anticipato dal singolo Chi non ha. Ma ora è tempo di tornare al 1983 virtualmente e musicalmente.